Salve a tutti, Franz, dal vostro Super Corris, raga. Pazzesco. Cioè, non ho altre parole per definire la partita di ieri dell'Italia. Pazzesco. Dopo la partita più brutta è arrivata quella più bella. Cioè, secondo me ieri l'Italia ha dimostrato per l'ennesima volta, lo ha fatto tante volte nella storia, di essere una nazione, di essere una squadra, di essere un gruppo di persone che va al di là del risultato sportivo. Cosa significa questo? Cioè, io credo che all'inizio di questi europei il Belgio era la favorita numero uno. Più della Francia, se andiamo a vedere. Era la squadra da battere, era la peggior squadra che ci è capitata. Io mi ricordo i discorsi, ma se l'Italia poi passa agli ottavi, becca il Belgio. Cioè, ha battuto il Portogallo. E si è dimostrata una squadra che ha chiuso il girone a punteggio pieno. Eppure, raga, un'Italia che ha zoppicato nell'ultima partita del girone, complice anche, chiaramente, il turnover. Ha faticato enormemente con l'Austria. Tutti i dettagli portavano ad avere paura, perché il Belgio che vince col Portogallo, l'Italia che è un po' in crisi. Ed invece ieri è stata una gara pazzesca, dove ho visto un'Italia fragorosa, clamorosa. Ha rischiato, sì, ma è normale, non stiamo giocando con il Bangladesh, stiamo giocando col Belgio. Formazione numero uno nel ranking, non dimentichiamocelo. Un'Italia che è stata spesso criticata per il livello degli avversari non eccelso, quando in realtà gli avversari l'ha sconfitti, perché abbiamo giocato con squadre come l'Olanda e l'abbiamo battuto. Quindi non stiamo parlando di quello. Un'Italia che io credo con Mancini abbia, non lo so, in un colpo recuperato tutto quello che doveva recuperare. Cioè, l'onta del Mondiale 2018 non verrà mai cancellata. Perché è come se la Ferrari non si presentasse a un Mondiale di Formula 1. È un'onta molto molto difficile da cancellare. Dovuto a un allenatore che era scandaloso, quale Ventura, che vediamo che adesso non si sa neanche dove è andato a finire. Cioè, l'Italia già all'epoca doveva essere affidata a un allenatore forte. Ora che c'è Mancini, allenatore che ha vinto tanto nei club, e per assurdo, raga, allenatore che in nazionale, quando giocava, non ha ottenuto nulla. Cioè, l'Italia non ha mai convocato Mancini, a parte in qualche raro caso. Non ha mai convocato Mancini nelle competizioni tipo mondiali 90, 94, 98. Ma voi, soprattutto i più giovani, andate a vedere che carriera ha fatto Mancini. Mancini è un giocatore, era un giocatore pazzesco, di una classe quasi paragonabile a quella di un Roberto Baggio, con dei tocchi, delle giocate, ragazzi, immense, alla Totti, alla Del Piero, che per il suo brutto carattere da giocatore non veniva preso in considerazione in nazionale, venne proprio tagliato. E per assurdo, un allenatore così, che viene da un rapporto con la nazionale, da giocatore conflittuale, porta l'Italia in alto, perché ragazzi, non scordiamoci che record di vittorie, record di gol, di minuti senza incassare gol, risultati utili consecutivi. E in più, raga, siamo in finale di Nations League, non dimenticatelo. Siamo primi nel girone qualificatorio per i mondiali, e l'Italia è stata una delle prime squadre a qualificarsi per gli europei. Quindi stiamo parlando di un allenatore che ha fatto miracoli, per quanto io come tanti fossi scettico all'inizio, però sapevo che meglio di Ventura l'avrebbe fatto sicuro. Io mi ricordo quando è stato presentato Mancini, deve rifondare, chissà che succederà, l'Italia purtroppo è in un baratro. Raga, all'atto pratico, squadre come Germania, Francia, Portogallo si sono fermate dai successi che hanno avuto negli ultimi anni. L'Italia è tornata su. Allora, ieri ho visto una formazione che ha giocato in maniera assurda. Ho visto un Verratti, Jorginho, Barella fare cose assurde nel campo, fare dei fraseggi tra di loro, che il Belgio in confronto sembrava, non lo so, una squadra di Serie D. Non ci hanno capito nulla. Lukaku un paio di cose ha fatto e poi è stato annientato, quindi bravo Donnarumma, perché ha parato tanto, è stato bravo. Poteva fare meglio sul rigore, perché a quel punto l'ha tirato centrale, però è dura. Raga, la difesa, Chiellini è un'alta difesa, è inutile girarci attorno. Giorgio Chiellini, e mi fa piacere perché siamo coetanei, fa il compleanno un mese prima di me, è il valore aggiunto. Se sta in forma e continua a guidare la difesa in quel modo, è veramente sontuosa. Abbiamo una difesa che per solidità, non per livello tecnico, somiglia a quella del 2006, perché abbiamo due centrali, Bonucci e Chiellini, fortissimi. Abbiamo due
Laterali, purtroppo ne parleremo di Spinazzola, forti. Di Lorenzo ha sbagliato sul rigore, ragazzi, era anche un rigore che si poteva non dare, è stato dato, va bene. L'Italia meritava un rigore simile e non gli è stato dato, ma almeno non lo dare, ma vai a vedere sto cazzo di VAR. Possibile che non c'è stato il check, va bene. Solite cose, ma dici tu vuoi fare i favoritismi? No, raga, io parlo di fatti. E all'atto pratico, difesa ottima, dispiace enormemente per Spinazzola, raga. A me Spinazzola mi dispiace perché non se lo meritava. Spinazzola è stato anche ieri probabilmente il migliore, più di Insigne. Vabbè, Insigne ha segnato. Spinazzola ha salvato un gol pauroso su Lukaku. E dispiace perché se l'Italia arriva nella fase finale, si va a giocare magari pure l'Europeo oppure lo vincesse, dispiace che manca uno dei cardini di questa formazione. Io non l'ho mai valutato come un grandissimo giocatore, ma non l'ho neanche mai visto per tutto questo tempo. Ora che l'ho potuto vedere per tutte queste partite, vi posso dire che Spinazzola è veramente un gran giocatore. Bravo, bravissimo a saltare l'uomo, a mettere la palla in mezzo, a creare superiorità, ha fatto tutto, ma anche a difendere. Dispiace enormemente, raga, non se lo meritava. Spinazzola è il classico caso del giocatore che non meritava un destino del genere. Purtroppo accade, ricordo Nesta nel 2006 che si infortunò subito e saltò tutti i mondiali. Quindi, dispiace. Di Lorenzo bene, a parte l'errore, l'ho visto saltare l'uomo, ho visto fare dei fraseggi, raga, pure da Di Lorenzo, cioè in un fazzoletto, l'Italia faceva giocate assurde. Cioè, raga, non mi ricordo mai un'Italia che ha giocato così, a parte quella del 2006, non me la ricordo mai, così nello stretto, così bene proprio. Un fraseggio veloce, cioè è stata pazzesca la partita ieri, ho visto Jorginho oltre i limiti, Barella, Verratti. Io secondo me Verratti ha fatto la miglior partita in nazionale della sua storia. Un centrocampo ispirato, granitico, bello da vedere. Cioè mi è piaciuto da pazzi l'impianto di gioco che ha avuto l'Italia, la grinta, cioè l'abbiamo messi sotto. Io ho visto un lungo periodo di partita dove il Belgio non ci ha capito nulla. Il Belgio è stato pericoloso solo con quello là basso, quel ragazzo di colore che era imprevedibile. Ma il resto, raga, che ha fatto il Belgio? Niente. Niente, qualche tiro in porta, si è mangiato il gol con Lukaku, cioè questo era lo squadrone pazzesco. No dai, su, raga, su. L'attacco bene, Chiesa mi è piaciuto, è stato sempre una spina nel fianco, quindi Chiesa quello deve fare, bravissimo. Probabilmente Chiesa adesso merita di giocare più di Berardi, che per quanto è entrato ha fatto bene, eh? Non sto dicendo male a Berardi, però devo dire che Chiesa è stato molto, molto, molto... molto presente, molto pericoloso e da quel brio in più alla squadra. Fantastico Insigne, io lo dico sempre. È un grandissimo giocatore, ha fatto un gol pazzesco come è solito fare. Ha una tecnica ottima, è imprevedibile anche Insigne. E nel tirare, nel segnare, nel proporre un assist. Quindi veramente Insigne e Verratti col vecchio Zoccolo Pescara hanno fatto qualcosa di eccezionale ieri. Bene anche chi è entrato, eh. Adesso ne parleremo. Male Immobile, raga. Immobile purtroppo è quel giocatore che in nazionale non si trova a suo agio. O un problema psicologico, o di impianto di gioco, non lo so. Però io ho visto tanti giocatori che non hanno subito il salto in nazionale. Immobile sì. Non fa niente perché vi dico la verità, meglio Immobile che Belotti, eh. Belotti è più un giocatore da fase finale della partita. Quindi speriamo che si riprenda, perché io ho visto anche giocatori che hanno fatto partite non positive e poi nella parte decisiva si sono ripresi. Immobile ieri è stato un po' svagato, se così vogliamo dire. E chiaramente era una partita dura anche per lui, però ci aspettiamo di più, raga. Io mi aspetto molto di più da Ciro, spero che torni a fare quello che sa fare, che è il gol. E speriamo che in semifinale si faccia vedere, perché abbiamo bisogno dei suoi gol, raga. È indiscutibile. Non sempre ti riesce un gol alla Barella o all'Insigne. I subentrati, vabbè, bene Cristante, che ha cercato di consolare Spinazzola in tutti i modi. Mi è dispiaciuto tantissimo pure a me, raga. Mi uscivano le lacrime pure a me. Quando vedevo Spinazzola piangere mi sono sentito veramente male, perché ho giocato a pallone, non chiaramente a questi livelli, e so quanto è dura infortunarsi. Figuriamoci in un europeo che tu stai andando in semifinale e eri un cardine della squadra, posso solo immaginare. Quindi Cristante è bravo, comunque ci voleva un giocatore di fisico nell'ultima parte della partita, lo è stato. E Belotti bene, perché comunque Berardi e Belotti sono entrati in partita, hanno fatto quello che dovevano fare, hanno fatto perdere tempo, sono stati comunque molto pressanti nei confronti dei giocatori del Belgio. Quindi
Raga, io ho visto un'Italia fragorosa, fantastica, incredibile, come da tanti anni non mi ricordavo un'Italia così bella da veder giocare. Cioè, quest'anno la cosa bella è che l'Italia gioca. L'Italia gioca meglio del Belgio, l'Italia gioca meglio del Portogallo, della Francia, della Germania, dell'Olanda. E se andiamo a vedere, raga, la Spagna può darsi anche che ci batterà, non voglio dire nulla. Però, raga, a questo punto noi siamo i favoriti. Il problema qual è, sostanzialmente? Che dall'altra parte del girone c'è un'autostrada fino alla finale per l'Inghilterra che arriverà sicuro. E raga, la finale eventuale si gioca a Wembley, stadio di 100 e non so quanti mila persone, dove saranno tutti inglesi. Quindi giocare una finale del genere, secondo me, ti taglia veramente le gambe. E non va bene perché c'è la quarantena, se vai in Inghilterra devi stare chiuso. Non so quanti italiani riuscirebbero a raggiungere Wembley, comunque facciamo la finale, la facciamo pure per il terzo posto. Raga, all'atto pratico io l'ho vista l'Inghilterra giocare, non è male, ma non è l'Italia. Cioè io quest'anno posso veramente affermare, come nel 2006, che l'Italia è la squadra più forte. Per me è la squadra più forte. Gioca in una maniera incredibile. Ora, l'unico difetto è il gol. Dobbiamo segnare di più, dobbiamo far risvegliare gli attaccanti. Se riusciamo in questo, raga, si fa dura per gli altri. La Spagna, secondo me, non è al nostro livello. Ha faticato per tutto l'Europeo, ha vinto, ma ha vinto veramente. Lasciamo perdere le goleade con squadre che pure San Marino faceva la goleada addirittura. È un eufemismo, Il discorso è che la Spagna non la vedo favorita. Certamente, raga, non si può mai dire mai. Però, mettiamo l'Italia in finale, il problema è che l'Inghilterra per me è inferiore all'Italia. L'Inghilterra solo in attacco è più forte. Centrocampo, difesa, allenatore, lasciamo perdere, non c'è confronto. Il problema è che andiamo a giocare in casa loro e non è facile. Però raga, entusiasmo, tutti entusiasti, sia dove stavi a vedere la partita, sia sui gruppi nostri che abbiamo, tutti eccitati e caldi. Tutta l'Italia entusiasta, dopo tanta sofferenza di, non dimentichiamoci, Mondiale 2010 lasciamo perdere, Mondiale 2014 lasciamo perdere, l'Europeo è finito ai quarti nel 2016, un Mondiale non disputato nel 2018, tanta sofferenza che veramente merita di farci vivere delle emozioni. Speriamo, raga, sarebbe bello. Io non ho mai visto una vittoria di un europeo da parte dell'Italia, come tanti di voi penso, perché l'ultimo è stato negli anni 60. Sarebbe bello, raga, sarebbe veramente bello per il gruppo e l'entusiasmo e l'atmosfera fantastica che si sta vivendo. Speriamo bene, io ci credo. Tutti uniti, raga, martedì sera a tifare Italia e speriamo che facciamo un altro miracolo. Voglio, ci vediamo dopo. Whoa!